Eccoci qua, ragazzi! Bentornati sul mio canale! Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Diamante Lucente! Siamo in un orario serale, ragazzi. Sono appena rientrato da lavoro, appena adesso, ho da poco finito di cenare. E ragazzi, siamo qui a Evopoli, perché dobbiamo recarci al bosco, perché voglio mostrarvi il come ottenere Rotom. Allora, innanzitutto dobbiamo recarci qui al bosco. E mi raccomando, ragazzi, questo dovete farlo solo ed esclusivamente una volta battuta la Lega e ottenuto il Pokédex nazionale. Un po' come abbiamo fatto per l'evento di Cresselia nello scorso episodio. Ora qui c'è Gardenia. Ciao! Anche a te è incuriosito... No, anche a te è incuriosito... incuriosiscono le voci che girano su questo posto? La gente parla del Pokémon fantasma dell'antico Chateau. Ogni tanto sento anche parlare di qualcuno che ha visto strane ombre. Dovrei andare a dare un'occhiata, ma... Beh, sai, io sono una capopalestra e quindi sono molto impegnata a perdere. Già, io ho un grande affare e non posso andarci. Non di certo perché ho paura. Cioè, tutte scuse, eh. Dunque, ti auguro buona fortuna nelle tue ricerche. Queste cose così tanto urgenti da non farti indagare, essendo capopalestra, è tuo dovere tenere comunque al sicuro la città di cui tu sei la capopalestra. Dovresti collaborare con le forze dell'ordine, indagare e vedere, eh. Allora, eccoci qua, antico Chateau. Eccolo qui. Allora, vediamo un po'. Allora, proviamo ad andare di sopra prima. Delle stanze. Quante stanze ci sono? Una. Vediamo un po' qua cosa c'è. Una Pokéball. L'astratimore. L'essere originario diede inoltre vita a tre Pokémon che legarono il tempo e lo spazio. Tre Pokémon? Chi sarà mai? Qua c'è un televisore. Vediamo un po'. Nella TV sembra esserci un Pokémon. Potrebbe uscire se dessi un colpo al televisore. Vuoi provare? Sì. Hai un colpo al televisore. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, Rotom. Vai Gardevoir. Allora, per Rotom dovrebbe essere abbastanza facile da catturare, rispetto a Cresselia. Non dovrebbe scappare, quindi... Velox Ball! Vai! Uno, due, tre... Preso! Ne? Rotom è stato inserito nel Pokédex. Ora, elettrospettro, livello 15, ma vabbè. E non è ancora finita, ragazzi, perché qua l'abbiamo solo catturato. C'è qualcosa per terra. Hai ottenuto chiave segreta. Hai messo chiave segreta nella tasca strumenti base. Eccoci qua. Faccio sempre ogni tanto confusione con le città. Allora, dobbiamo andare qui alla sede del team Galassia. Ok. Da qui. Entrare. E dirigerci qui sulla sinistra. Hai usato la chiave segreta.
e ci abbiamo un passaggio. Visto i libri, la libreria si è spostata, noi entriamo. E qui abbiamo i vari oggetti in cui avere il nostro Rotom. È un forno a microonde con, è un motore elettrico, una forma strana. Allora, ora per avere i dati non ci resta che prendere Rotom, metterlo al posto di Golbat. Oh, sembra che Rotom voglia entrarci. Vuoi accontentarlo? Sì. È entrato nel motore. Vorrebbe imparare Vampata, ma conosce già quattro mosse. Vuoi che dimentichi una e al suo posto impari Vampata? Vediamo un po'. Doppio team. Uno shock sotto carica, Vampata. Allora, io gli tolgo giustamente doppio team. E hai ottenuto catalogo Rotom. Il forno a microonde è stato aggiunto al catalogo Rotom. Ah, sapevo di trovarti qui. Devi avere una gran voglia di riempire il tuo Pokédex se hai deciso di svolgere delle ricerche anche in questo posto. Hm? Vuoi sapere cosa faccio io? Ogni tanto vado a trovare un professore mio amico Evopoli. Mi metto al corrente di voci sulle apparizioni di Pokémon rari e altri eventi interessanti. Un Pokémon che si infila dentro gli apparecchi elettrici. Dici? Differisce un po' dalla versione che ho sentito io. Beh, ecco quello che so. Tanto tempo fa, un Pokémon si fuse con un robot giocattolo. Non saprei dirti se quell'esemplare andasse riconosciuto come una vera... riconosciuto come una nuova specie o meno. Quando la questione fu sul punto di suscitare un acceso dibattito, si iniziò a dubitare della sua veridicità. Pare che l'oggetto della discussione, il Pokémon fuso con il robot, svanì nel nulla. Ok, e qui abbiamo vari libri. C'è un taccuino misterioso qui. Chissà quando è stato scritto. Per puro caso ho rinvenuto delle informazioni sul Pokémon Rotom. Questo Pokémon ha la straordinaria abilità di entrare nei motori elettrici. Ho potuto accertare che Rotom è in grado di diventare di entrare in diversi apparecchi elettrici, cambiando forma di conseguenza e assumendo le caratteristiche dell'elettrodomestico in cui è entrato. Ho potuto anche constatare che il suo tipo e le sue mosse cambiano a seconda della forma. Ok, si tratta di un Pokémon che richiede analisi e studi approfonditi. Affinché io possa ottenere il riconoscimento che mi spetta, la mia ricerca su Rotom deve rimanere segreta. Ma un giorno il mondo intero si ricorderà di me, il genio della scienza Plu. Gli appunti finiscono qui. È un vecchio taccuino. Vuoi leggerlo? Sì. Il nostro fu un incontro improvviso. Accadde quando trovai il robot giocattolo che avevo perso. Improvvisamente, con mia grande sorpresa, dal motore della falciatrice uscì fuori un Pokémon. Lo fissai esterrefatto mentre stringevo tra le mani il mio robot. Vuoi continuare a leggere? Sì. Il Pokémon fluttuava in aria come sostenuto da una forza sconosciuta. Incuriosito e per nulla spaventato dalla mia presenza, si avvicinò a me. Emetteva dei crepitii come se l'aria fosse satura di elettricità statica. Incredibile a dirsi, ma sembrava che questa energia scaturisse proprio da quel Pokémon. Indietreggiai impaurito. Certo che uno shock elettrico avrebbe colpito il mio volto.
Con mia grande sorpresa, il Pokémon sembrò rivolgermi un sorriso. Vuoi continuare a leggere? Sì. Alla fine, capii che quel Pokémon voleva solo stringere amicizia con me. Decidi di chiamare Rotom questo esemplare straordinario. Potrebbe sembrare un nome banale, ma d'altra parte Rotom è apparso uscendo dal motore di una falciatrice. Motore elettrico e Rotom. Il legame è abbastanza chiaro, no? Sì. Rotom è un Pokémon semplicemente sensazionale. Può rendersi invisibile, ma questo non è che l'inizio. Ciò che rende unico Rotom è la sua abilità di entrare negli apparecchi elettrici e azionarli. Se circa metà del racconto vuoi continuare a leggere? Sì. Rotom e io diventammo subito amici e compagni inseparabili. Ma l'elettricità sprigionata dal suo corpo non mi permetteva di toccarlo. Non potevamo abbracciarci o tenerci per mano, ma non ci importava, perché eravamo uniti da un legame spirituale molto profondo. Un giorno mi sentivo in vena di scherzi. Mentre Rotom fluttuava, decidi di farlo sussultare. Normalmente non l'avrei fatto. Forse per via dello spavento, Rotom rilasciò una scarica di elettricità molto più potente del normale. Caddi al suolo stordito e perdetti i sensi. Quando tornai in me, mi accorsi con orrore che Rotom era scomparso. Cercai il mio amico in ogni dove, in preda alla più profonda amarezza e disperazione. Non sentirti responsabile. È colpa mia, tu non hai fatto nulla. Giochiamo come abbiamo sempre fatto. Continuavo a gridare queste parole, ma il mio amico non era lì per sentirle. Cavolo. La ricerca di Rotom mi portò lontano da casa. Giunto alla discarica della città, trovai di nuovo il mio robot giocattolo. I nostri sguardi si incrociarono e con mio grande stupore il robot alzò la mano e a mo' di saluto. Capii di aver finalmente ritrovato il mio amico. Corsi verso Rotom e lo abbracciai forte, continuando a parlargli. Mentre lo tenevo tra le mie braccia, gli occhi del robot si illuminarono di felicità. Sono sicuro che al suo interno Rotom stesse emettendo un'enorme scarica di elettricità. Non so come, ma mi resi conto di capire i pensieri di Rotom come non mi era mai successo prima. E realizzai anche che saremmo rimasti amici per il resto della nostra vita. Gli appunti finiscono qui. Mazza ragazzi, che racconto. Allora, per il momento io mi limito ad avere il Rotom di fuoco, che è questo. Però poi magari con Ditto, se riesco a trovare un Ditto, farò anche altri Rotom eventualmente, così da avere tutto il catalogo pieno. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.